Stimolare il dibattito e poi arrivare a formare gente che ambisce a governare questo paese. E quindi questo è l'obiettivo. Questa non è la scuola dell'indottrinamento, ma è la scuola del confronto. Se io avessi avuto questa opportunità, Molto probabilmente avrei fatto molto meglio. Confrontarsi con idee diverse, così da poter elaborare una proposta politica che sia credibile. Qualcosa si può cambiare, appena ti rendi conto di questo, non ne riesci più a uscire. Credo che sia raro trovare nel panorama dei partiti italiani no? iniziative di questo tipo, per cui, insomma, io sono convinto che sia un'iniziativa assolutamente lodevole. Voi state facendo una cosa di quelle che restano. La formazione politica è l'essenza. una concezione molto alta della, della politica, l'aspirazione è quella proprio di dare un indirizzo assumendosi la responsabilità. È come aver fatto una particolare università, così è successo a quelli che l'hanno fatto nella prima repubblica e così purtroppo per loro non è successo a quelli della seconda, tant'è vero che quelli della seconda come sono entrati così ne sono usciti. si sente. Quindi torno a ripetere i saluti e i ringraziamenti a tutti voi che siete qui presenti e ovviamente a chi ci segue in diretta live. Ieri poi passerò immediatamente alla presentazione degli ospiti, ma volevo fare una piccola premessa. Ieri ho partecipato con Roberto, con Armando, con Riccardo, con tanti dirigenti della Lega ad un'iniziativa a Piacenza. È stata una giornata di ascolto, una giornata di approfondimento in cui abbiamo toccato i temi principali che la Lega vuole portare avanti, vuole portare in campagna elettorale, ma soprattutto vuole che vengano trasformati proprio attraverso l'ascolto e attraverso tutta una serie di interventi di persone competenti per materia in quello che è un programma elettorale realizzabile, quindi passare dalle parole ai fatti. E la scuola politica che questa sera noi andiamo a presentare di cui Armando Siri è responsabile, io ricordo che Armando Siri, il nostro principale ospite di questa sera, è anche consigliere economico di Matteo Salvini, quindi una persona assolutamente competente, l'ideatore peraltro della flat tax, che sarà una vera e propria rivoluzione fiscale per quanto riguarda il nostro Paese, per quanto riguarda il rapporto che c'è tra lo Stato e i cittadini in tema di tasse. E quindi vi dicevo la scuola politica, un passaggio importante che si inserisce perfettamente nel percorso che abbiamo cominciato ieri a Piacenza, perché la scuola politica è un tassello di un argomento strutturato, specialmente in questo periodo, in questo periodo in cui sembra che la politica non vada più di moda, in cui sembra che la politica sia qualcosa di brutto, che molto spesso desta più disinteresse che interesse. E sembra che la politica si possa fare la sera, magari dopo una giornata di lavoro, semplicemente seduti sul divano del salotto, attraverso un blog o, peggio ancora, attraverso improbabili votazioni online che poi devono dare adito alla linea politica di un partito o ai candidati che devono andare a ricoprire anche ruoli particolarmente importanti di quel, di quel partito. Ebbene, noi pensiamo che in realtà la politica sia qualcosa di diverso, la politica è soprattutto passione per come la interpreto io, la politica è partecipazione, la politica è impegno, la politica è serietà, la politica è guardarsi in faccia, esprimere le proprie idee, confrontarsi, la politica è conoscere quello che stiamo dicendo e come lo dobbiamo applicare all'interno delle amministrazioni pubbliche. Quindi vedete come la formazione sia un aspetto imprescindibile. Ed oggi la Lega è l'unico movimento in tutto il panorama politico italiano che dà forza, che dà voce, che dà quindi il ruolo che veramente si merita la formazione politica. Lo facciamo perché vogliamo distinguerci dagli altri, proprio perché vogliamo riacquisire la fiducia della gente, perché vogliamo che la nostra classe dirigente, che tutti voi, alcuni di noi hanno già avuto in passato esperienze, le hanno tuttora, hanno la possibilità di rappresentare il movimento all'interno delle istituzioni e quindi hanno già avuto modo di confrontarsi con le istituzioni. Però tutti noi potenzialmente siamo dei dirigenti del partito e siamo degli esponenti che possono andare a fare amministrazione e fare politica. E quindi è bene che ognuno di noi sappia che cosa vuol dire, sia preparato e lo sia attraverso una scuola di formazione, una scuola di formazione che è arrivata alla sua terza edizione, che comincerà il prossimo autunno avrà due sedi, una a Milano ed una a Roma, quindi evidentemente per noi quella più vicina, quella più comoda sarà quella di Milano, dove si toccheranno aspetti concreti, argomenti diversi tra di loro, ma aspetti concreti che ci preparano per diventare veri amministratori e buoni amministratori, che sarà la differenza che la Lega vuole mettere in campo rispetto a tutti gli altri. Io qua mi fermo per dare la possibilità a Roberto, che è il nostro parlamentare di riferimento sul territorio, per fare un saluto, in attesa che arrivi Riccardo Molinari, che poi credo tirerà le somme a questo punto della nostra serata, che sarà incentrato invece sull'intervento di Armando Siri che appunto ci spiegherà che cos'è la scuola politica, come viene strutturata e ci dirà, io credo, anche due parole sul suo libro e quindi proprio sulla flat tax, questa rivoluzione che metterà in rapporto in maniera assolutamente diversa i cittadini con il fisco, con lo Stato, con la pressione fiscale e con quello che è il prelievo fiscale a cui tutti noi che lavoriamo siamo sottoposti. Grazie ancora a tutti voi per la vostra presenza e la vostra partecipazione. Parola a Roberto. Grazie Michele, grazie Armando di essere venuto fino a Biella a proporre un'iniziativa che è importante. Importante perché chi come me, come altri qui in Lega, e saluto anche gli ospiti esterni come Enrico Montani ed altri che sono venuti a questa serata, hanno partecipato all'attività della Lega da, da, da più di vent'anni, anche Claudio Corradino. La prima volta che io entrai in Lega nel le 1993. Eh, riconobbi Claudio Corrodino, che era amministratore provinciale che stava chiudendo il bilancio di quell'epoca. Quindi la formazione l'abbiamo fatta sul campo attraverso le serate attraverso l'attacchinaggio dei manifesti, il volantinaggio, i comizi di Umberto Bossi. All'epoca non c'era internet, non c'erano i telefonini, non se non il fax, arrivava il lega in forma in maniera abbastanza discontinua. E però la politica all'epoca era anche più lenta e non era veloce come quella odierna, perché l'avvento della tecnologia ha dato la possibilità di comunicare velocemente ma nello stesso tempo. Veicolando velocemente le idee, le stesse cambiano in un batter d'occhio. Quindi le iniziative politiche sono veloci, le decisioni devono essere sempre più veloci e per essere veloci e pronti non, non si può che studiare, non si, non, non si può che essere preparati. Quindi, oltre una preparazione sul campo, che è quella che serve anche essa per costruire un'esperienza propria, è necessario avere una preparazione teorico, una preparazione didattica, una formazione appunto politica. Quindi questa scuola va a inserirsi in un percorso, diciamo, convergente e parallelo rispetto all'attività di militanza, perché dà la possibilità di non usare solo il cuore, ma di usare anche la testa all'interno dell'attività politica. Noi siamo di fatto l'unica forza politica di governo che è rimasta sul panorama politico nazionale perché sostanzialmente eh, la sinistra ha dimostrato di non essere in grado a governare, perché le uniche iniziative che hanno fatto non hanno prodotto né sviluppo, ma poi lo spiegherà bene Armando con l'esempio del malato al quale poi lo spiegherai tu dopo, quindi non lo anticipo, le cure peggiorano la malattia, che sono quelle, le iniziative della sinistra non sono cure, ma addirittura sono nuovi malanni che il malato riceve. La, nel centrodestra l'unico vero leader che, che è in campo è Matteo Salvini, Forza Italia è dileguata, quindi non ci resta che assumere noi la responsabilità di governo, non solo locale, non solo regionale, poi di questo ne parlerà ovviamente Riccardo, ma addirittura nazionale. Non possiamo esimerci da questa responsabilità, però per essere veramente forza di governo dobbiamo mettere oltre il cuore che c'è anche la testa attraverso questa scuola appunto di Armando. Grazie di essere venuto a Biella, grazie a tutti coloro che seguiranno questa diretta Facebook, potrà quindi essere anche ripetuta, e grazie a tutti voi che siete venuti in questa serata abbastanza calda ad ascoltare ciò che veramente è importante, che è la partecipazione attiva e consapevole di un progetto politico serio, l'unico progetto politico che è rimasto in campo dal 92 a oggi, mutato ma sempre, il sol, il sempre sulla sulla strada e sulla linea della difesa dell'autonomia, della difesa delle territorialità e soprattutto la difesa dell'uomo inteso non come un codice fiscale ma come una persona. Grazie. Suppongo che tocchi a me? No, tocca a te. Ecco, mi autopresento. <ride> grazie a tutti, grazie mille, davvero grazie alla sezione di Biella della Lega, grazie a Michele, grazie a Roberto che fa un lavoro in Parlamento eccezionale là dove i cavilli e dove eh, le norme sono tutto, so che ti hanno anche un po' copiato nelle tue intuizioni, ma va bene, quando si copia vuol dire che le cose sono, sono utili e sono riconosciute. Eh, ringrazio anche Riccardo Molinari che tra poco ci raggiunge e quindi tutta la Lega Nord Piemonte, questa è un'occasione, come dicevano prima i nostri amici, è un'occasione di presentare la scuola politica del partito. Eh, questa è una scuola ehm, ed è il nostro partito l'unica organizzazione che ha una scuola politica che si chiami scuola di formazione politica e che lo sia, perché tendenzialmente ci sono delle scuole politiche ma sono dei convegni. Ecco, noi non organizziamo convegni, noi abbiamo un ciclo di formazione che dura tre anni. Quello che presentiamo per voi qui questa sera è la terza edizione e quindi il primo anno per voi, per chi vorrà partecipare. Gli altri che hanno già partecipato, i vostri colleghi hanno già fatto un primo anno adesso faranno il secondo e ci sono già quelli che iniziano quest'anno il terzo. Questo per dirvi che cosa? Che c'è un lavoro dietro. C'è un lavoro, tantissime ore di formazione che coinvolgono tantissimi docenti universitari, almeno 40, tantissimi ospiti, l'avete visto dal video, di primario livello, di primaria importanza, direttori di telegiornali, di giornali, opinion leader, politici, rappresentanti del mondo delle imprese, rappresentanti del mondo sindacale, rappresentanti della società in generale in un contesto di confronto, cioè la nostra non è una scuola di indottrinamento, lo sentivate prima nel video, non è la scuola dove dobbiamo lavare il cervello alla gente, noi diciamo e lavoriamo su quelli che sono i nostri programmi, i nostri progetti, informiamo e approfondiamo quelli che sono i nostri programmi, i nostri progetti di visione per il Paese, ma ci confrontiamo anche con tutti. Perché sapersi confrontare vuol dire avere la forza delle proprie idee, non temere nulla. Quindi noi ci eh, relazioniamo con tutti gli attori della vita politica e della vita sociale ed economica del Paese e abbiamo anche riconoscimenti attestati di stima proprio per questo. Perché nel periodo della settarietà, nel periodo degli scontri e dei conflitti, quando ci si riesce a confrontare vuol dire che si ha un certo livello intellettuale, un certo livello di profondità anche di contenuto e di, eh, se mi consentite, professionalità. Quello che voglio dirvi provocatoriamente è questo. Mm, vedete, eh, nel sottotitolo della nostra scuola eh, avete tre parole che sono tre provocazioni. Scuola di formazione politica, il nostro slogan è penso, conosco, creo. Ecco, guardate che eh, non è che stanno lì così perché dovevamo trovare un claim, stanno lì così perché hanno un significato molto profondo. Le parole costituiscono il nostro mondo, perché attraverso le parole noi diamo identificazione ai nostri pensieri, alla nostra realtà. Pensate che noi moderni abbiamo le parole che utilizziamo, quasi nessuno sa l'autentico significato della parola che utilizza. Per dire, faccio un esempio, visto che parliamo di scuola, eh, quando si dice a una persona sei intelligente, qualcuno pensa che a questa persona a cui è stato detto che è intelligente vuol dire che ne sa. Eh, non è esattamente così, oppure che è un po', diciamo, che sa ragionare bene. Oppure che mh, ha delle doti di pensiero. Ecco, in realtà intelligente viene da intelligere, cioè chi è intelligente ha la dote di sapersi leggere dentro, cioè di sapersi auto-osservare, di sapersi guardare nel profondo, nell'interno, nell'interiore. Do il benvenuto anche a Riccardo. Ciao Riccardo, grazie per essere qua. Grazie mille. E quindi si, si immagina. Eh, di dare delle parole, di attribuire attraverso queste parole dei significati, spesso non li conosciamo. Questo cos'è? È un modo, diciamo, provocatorio per dire che cosa? Che noi conosciamo il nostro mondo fuori attraverso la capacità che abbiamo di conoscere il nostro mondo dentro, perché il mondo fuori è lo specchio di quello che siamo dentro. E naturalmente, per abitudine, che cosa facciamo? Quando in politica spesso, sapete, la parola più usata in politica qual è? Cambiare il cambiamento, <ride> è la parola più usata, però la realtà è che vogliamo cambiare sempre qualcun altro e questo è bellissimo perché il cambiamento lo chiediamo sempre a un altro, diciamo bisogna cambiare ma devi cambiare tu però, no? Ecco, in realtà per ottenere un autentico cambiamento bisogna cambiare un po' se stessi, in modo tale che il fuori cambia, invece l'esercizio è quello di guardarsi allo specchio, non piacersi perché tu guardi il fuori come guardare un'immagine riflessa nello specchio, ti vedi spettinato e pettini lo specchio. Sei arrabbiato tutte le mattine perché qualunque cosa non va bene e continui a dire: Ma voglio cambiare, voglio cambiare e continui a pettinare lo specchio. Quando è che ti accorgi che le cose cambiano davvero, cioè che quell'immagine che rifletti nello specchio comincia a cambiare? Quando ti pettini, cioè quando agisci su di te, allora vedi che l'immagine proiettata nello specchio sta cambiando. Allora, quello che vi sto dicendo io, come, come vi ho anticipato, è una provocazione, perché il pensiero è una provocazione oggi, eh. Guardate che oggi dire pensare è come provocarti, è come darti un pugno nello stomaco, perché la gran parte degli individui pensano di pensare, ma in realtà non stanno pensando, sono preoccupati. È vero che la gestualità è la stessa, perché se tu trovi uno così... No, pensi che stia pensando, Dici, cosa avrà da pensare? Oppure l'espressione sono in pensiero. Sono in pensiero non ti viene in mente Archimede, dice sono in pensiero, sto pensando. No, ti viene in mente uno che è preoccupato. La preoccupazione è quell'atteggiamento che abbiamo quotidiano che ci sottrae un sacco di forza, un sacco di energia, perché preoccuparsi vuol dire letteralmente occupare prima uno spazio in un tempo che ancora non c'è. E quindi tu, occupando quello spazio in un tempo che deve ancora venire, ti stai togliendo un sacco di energia, perché quello che noi facciamo d'abitudine non è vivere nel qui e ora, iket nunc, nel presente, noi viviamo sempre o nel passato, avete presente quelli che vivono dei ricordi del passato, che non c'è più perché il passato non c'è, non lo vivi il passato perché l'hai già vissuto, o nel futuro che non lo vivi perché deve ancora venire, ma nel presente quasi nessuno riesce a vivere, perché il presente vuol dire stare in presenza, cioè vuol dire essere lì nel qui e ora e godersi le cose per come sono. È l'unico tempo che l'essere umano riesce a vivere, è il presente, ed è l'unico tempo che guarda caso ci sfugge, tempo sfuggit. Allora, il punto, qual è? il punto è, e la provocazione è, che il pensiero è l'unica cosa che a livello politico ci può davvero dare l'opportunità di un cambiamento. Pensare, pensare, è l'atto più grande che ha l'uomo a disposizione per creare la sua realtà intorno. La realtà che abbiamo intorno è quella che abbiamo pensato. La realtà la crei tu, tu sei il co-creatore della tua realtà, ma anche nella tua realtà personale, familiare, di lavoro, degli amici, della politica, dei rapporti politici. La politica è la più aberrata di tutti, no? Sapete perché la politica, là dove c'è l'idea di potere, l'aberrazione umana sale a livelli massimi perché la nevrosi sale tantissimo cioè ciascuno lì mostra diciamo la nevrosi più grande perché c'è l'ansia da prestazione c'è tutta una serie di dinamiche che se tu le osservi da persona tendenzialmente sana ti accorgi di essere di fronte a delle patologie fatta e chiusa questa parentesi è importantissimo cercare di recuperare la lucidità perché guardate che il compito della politica oggi non è solo quello di amministrare bene il nostro comune, di amministrare bene la nostra regione ed è giusto che sia così, di amministrare bene lo Stato. Il compito ancora più grande che ha la politica è occuparsi anche dello stato d'animo delle persone. Perché guardate che c'è un vuoto rispetto a questo enorme a livello sociale. C'è la frattura sociale che si è creata tra la politica polis e i cittadini e gli individui è enorme proprio per il fatto che la politica non riesce a intercettare più i bisogni profondi degli individui che vanno al di là della semplice gestione dell'ordinaria amministrazione o il far funzionare i marciapiedi piuttosto che tutto quello che sappiamo bene, perché facciamo questo, laddove amministriamo bene. Il punto è che ci dobbiamo anche occupare di sapere come stanno le persone. Che cosa stanno pensando? Quali sono appunto le preoccupazioni? Sapete che in Italia ci sono circa 10 milioni di persone, tra cui tantissimi giovani che fanno uso di psicofarmaci. Ma cioè, voi dite: ma, beh, ma questo come mai cioè, lo diciamo in una sede politica? Ma come, come, non lo vuoi dire? Cioè tu sei politico, cioè devi interpretare, dare voce a questa società e, e non ti occupi di questo. E poi attenzione. La politica, che cos'è? Il riflesso della società. Poi guardiamo i politici e diciamo perché sono così. Eh, ma, <ride> cioè, eh, eh, il popolo rappresenta una certa classe politica. Allora, per evitare questo gatto che si mangi la coda, o cane se preferite, che si mangia la coda, dobbiamo fermarci un attimo a riflettere. Se c'è una società, tra virgolette, malata, è malata dentro. Sapete qual è la cosa più grave che sta succedendo oggi al di là di tutte le crisi economiche, della sicurezza, dell'immigrazione, tutto quello che è gravissimo? Sapete cos'è ancora più grave? C'è stata sottratta l'opportunità di progettare il domani. Nessuno progetta più il futuro, il domani, le prospettive. Siamo bloccati, fermi. In una condizione di annichilimento del profondo, dell'anima della gente. Quella preoccupazione di cui parlavo prima è molto, molto profonda. Allora, noi da politici dobbiamo occuparci anche di questo, perché se una società è una società sana, anche la politica è sana, anche la dialettica politica è sana, anche il confronto politico è sano, anche la politica riesce a occuparsi di più dei bisogni dell'individuo anziché di quello di, di, di accapigliarsi a vicenda. Cosa che non è un, un esercizio che entusiasma il popolo italiano e non entusiasma la gente, no? Sapete qual è la cosa che infastidisce di più gli elettori di qualunque tipo di categoria? I politici litigiosi. Perché dicono: se questi litigano, di noi non se ne occupano. Allora vedete che le dinamiche sono dinamiche macro per chi fa politica, e quindi la società, la città, eh, l'organizzazione sociale più ampia, ma anche la vita personale. Anche le dinamiche di rapporto personale. Il pensiero è l'unica cosa che ci può liberare, è l'unica prospettiva che abbiamo e in questa condizione, in questo tempo, in questa epoca, è l'unico grande nemico del pensiero unico e della globalizzazione. Perché il tuo pensiero vero e autentico è sempre in contrasto con il pensiero unico che ti si vuole inculcare. E dal pensiero passa la vita democratica. Senza pensiero che democrazia c'è? Non c'è una democrazia, tant'è che non c'è una democrazia, c'è un'oligarchia, un gruppo di pi, di stretto di individui che esercita un potere, perché la democrazia, cioè il demos Kratos, cioè il potere del demos, non è che qualcuno riflette e dice io sono il demos, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Ma cosa vuol dire? Sapete che il cosa vuol dire il farsi domande è tipico dei bambini di tre anni. Poi gli adulti tendenzialmente insegnano ai bambini di tre anni che non devono più farsi domande perché tanto loro non hanno risposte da dargli e quindi gli rispondono quando sarai grande capirai. Capirai viene da capere, latino capere comprendere, cioè quando sarai grande anche tu imparerai ad accettare cose che non hanno senso ma che accettano tutti e poi le porterai avanti nella tradizione. E quelle cose che cosa creano frustrazione? Perché quando tu porti avanti e accetti cose che non, che non sai, cioè dici, ma scusa, mamma, papà, perché c'è solo il bue lasinello nel presepio? Ah, boh, non so, c'erano, boh, mia nonna mi ha detto che erano lì, poi sono dappertutto, io che ne so. Ma la risposta qual è? Non la sai? Perché non ti sei fatto la domanda? Perché le domande non se le fa nessuno. Perché a tre anni, perché, 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 perché poi dai fastidio. Dopodiché ti accorgi che in quel comprendere, per essere compreso e per essere accettato, non devi fare domande, perché domande sono scomode. Lo dico anche e soprattutto ai ragazzi che sono qui che vanno a scuola. A scuola, se fai troppe domande, eh, poi diventi fastidioso, perché a scuola ti insegnano. Insegnare vuol dire insegnare, cioè mettere dentro qualcosa, porre dentro dei segni, riempirti di qualcosa l'approccio della scuola è un approccio che serve proprio per adattarti ad accettare le cose per come sono lo status quo non è exducere cioè educare cioè non vai a scuola per essere educato cioè, educato cioè per fare in modo che io educatore riesca a tirare fuori da te il meglio che c'è, exducere vuol dire tirare fuori ciò che è dentro di te in quel processo di intelligere di cui parlavo prima cioè ti, ti metto nella condizione di imparare che tutta la sapienza è dentro di te, la tua sensazione, ciò che provi, i tuoi talenti, le tue capacità, le tue predisposizioni naturali. No! Noi produciamo in serie e ancora di più dagli anni 80 in avanti vi, in, mandiamo i ragazzi tutti dove a prendersi il pezzo di carta, giusto? Perché senza il pezzo di carta non sei nessuno. E quindi li infiliamo in queste università che ormai sono piene come delle tacchinaie di popper? E, e tu dici, cosa vuoi fare da grande tu? Boh, che corso fai? Che cosa studi? Ma studio sci lingua li allora, scienze delle lingue comparate internazionali. Co ma, 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 non ho capito. Quindi cosa fai? Ah, boh, forse vado a Londra. Ma, ma cosa è successo? Una volta mi dicevano: Faccio l'elettricista, faccio eh, l'assicuratore, vado a lavorare in banca, faccio il ragioniere, faccio il geometra, faccio il dottore, faccio l'avvocato, cioè, dicevano cose che tu capivi cosa facevano. Adesso non è più così. Perché? Perché abbiamo creato una società nevrotica dove poi ti trovi la mia vicina di casa, che è cresciuta con me, che la madre veramente la. La massacrava perché diceva: Devi andare a studiare. Lei voleva fare la parrucchiera, era bravissima, tagliava i capelli a tutte le sue amiche, era faceva la messa. Lei amava fare la parrucchiera. La madre l'ha costretta a fare l'università perché gli ha messo in testa tutte le sue paure. E adesso ogni tanto ci sentiamo raramente: cosa fa nella vita? No, voi direte la parrucchiera, magari fa la commessa con tutto che è bellissimo fare la commessa, se tu hai la predisposizione per fare la commessa è fortunato chi ha te in negozio, perché gli, gli vendi qualunque cosa, perché se tu hai la predisposizione per fare la commessa sei felicissima, sei felicissima tu e sono felicissimi i clienti ed è felicissimo il tuo datore di lavoro, perché se tu fai un lavoro con passione, come diceva Confucio, se tu fai qualcosa che ti piace e lo fai tutti i giorni, non lavorerai un solo giorno della tua vita. Ma questa non è una società fondata su questo. Perché quando io vado sul Freccia Rossa e chiedo un caffè, me lo tirano e gli dico: Scusa, non è colpa mia se tu volevi fare il ballerino e fai il caffè sul Freccia Rossa. Perché noi non abbiamo creato una società dove diciamo a questi ragazzi: fai ciò che senti, guarda che cosa vuoi veramente, perché così almeno la società è bella e armoniosa, perché ciascuno fa ciò che gli piace. E se fai quello che ti piace, crei una società bellissima, di persone soddisfatte, non di persone depresse e nevrotiche. Perché la ragione è anche quella. E non siamo tanto abituati, vero? Nella politica? Perché nella politica quanti secondi hai per dire qualcosa? È tutto uno slogan. È tutto uno slogan. E abbiamo accettato che sia uno slogan. Perché se tu non hai l'account Twitter dove in 180 caratteri o 120, non so bene quanti sono, 140, devi dire un pensiero. Ma signori, ma vi rendete conto che noi abbiamo accettato questa aberrazione? Twitter, ma che cosa sono un uccellino? Ma cioè, sono un uccellino chip cip chip o sono un essere umano de dotato della capacità del pensiero complesso? Eppure siamo tutti su Twitter, scrivi poco, su Facebook anche, scrivi poco se no non ti leggono, e se non mi leggono pazienza. Abbiamo il 97% di analfabetismo funzionale. Sapete cos'è l'analfabetismo funzionale? Cioè, nessuno di questi individui è capace ad approfondire, leggere o ascoltare qualcosa che non gli confermi quello che già sa, perché non è disposto a evolversi. Evolversi vuol dire accettare il fatto che sei più grande di quello che credi di essere. Ma noi non viviamo nella società del conoscere, noi viviamo nella società del credere, no? E qui arrivo al secondo claim. Penso, pensare, conoscere. Eh, conoscere, che cosa vuoi conoscere? Eh, conoscere è... Eh, eh. Conoscere significa muovere, cioè dinamizzare le sinapsi cerebrali cioè mettere in comunicazione l'emisfero sinistro con l'emisfero destro l'emisfero destro con l'emisfero sinistro è un'attività rara perché è un dispendio è un esercizio che non siamo più abituati a fare preferiamo credere perché è più comodo tu credi abbiamo avuto per tutto il novecento che cosa le ideologie giusto tu credevi, non è che conoscete, non è che voi mi vorrete mica dire che tutti i comunisti avevano letto Marx, o il capitale, che ha detto il capitale, cioè devi stare in convalescenza un mese e mezzo, giusto? Eppure, eppure abbiamo avuto orde di, di persone ah, con la bandiera rossa, oppure abbiamo tanti credenti, no? Cattolici, cristiani, religiosi, cioè, quanti ne abbiamo? Tantissimi. Poi dici, ma eh, quindi allora quel passaggio eh, lì dove. Di, ma boh, che ne so, io sono andato in chiesa, il prete mi ha detto così: padre nostro, che sei nei cieli. Sì, ho capito, ma. Poi ti dici, ma come mai ci sono. Siamo, abbiamo il problema islamico, no? abbiamo un, una colonizzazione culturale di fatto, no? Perché la loro forza è la nostra debolezza, sostanzialmente. Perché quelli fanno tutto il Ramadan, non è che qualcuno di noi fa la quaresima, o pochi, non so. Forse dici, cos'è la quaresima? Dici, ma non so. Mia nonna mi ha detto che faceva la Quaresima. E allora, capito? Cioè, è tutta una dinamica per cui in questa società veloce tu devi credere. Allora, non devi pensare perché c'è già chi pensa per te. D'accordo? E ti dice che cosa devi fare, per come ti devi comportare. Non devi conoscere... diventi un replicante, non hai niente di originale, no? Mi fanno ridere che ci sono persone che vanno in giro e si definiscono filosofi. Si definiscono filosofi ma sono in realtà docenti di filosofia. Ma cosa c'entra il docente di filosofia con il filosofo? Come non c'entra il docente di economia con l'economista. Il filosofo chi è? Quello che origina un pensiero nuovo, no? che mette a disposizione una provocazione. Filosofo è colui che cerca la sapienza, filosofia. La sapienza la cerchi dentro, mica la cerchi fuori. Invece nel nostro paradigma attuale, quello che sta finendo, perché noi siamo alla fine di un paradigma, che è il paradigma che ci ha detto che tutto quello che è fuori ci influenza. Finisce questo paradigma e inizia un altro paradigma, che è quello che vi ho detto prima. Tutto quello che è fuori lo influenziamo noi, siamo noi che creiamo la nostra realtà. Voi dite, eh, ma cosa dice questo qui? È un po' strano. Dice, no, adesso lo posso dire finalmente perché dopo 15 anni, finalmente oggi mi posso togliere la soddisfazione. Sapete cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo qualcosa che è provato scientificamente. E sapete chi l'ha provato scientificamente? I cinesi. Non gli americani, no? Non i russi, no? Gli europei, no? I cinesi. I cinesi hanno finalmente dimostrato che attraverso un procedimento che si chiama entanglement che siamo tutti connessi, perché hanno preso, hanno preso la fisica quantistica e l'hanno dimostrata creando un esperimento unico nel suo genere che inverte completamente il paradigma di tutto quello che abbiamo creduto fino a oggi. Perché hanno staccato, hanno separato un fotone, un fotone l'hanno tenuto in Cina, l'altro fotone l'hanno messo a migliaia di chilometri di distanza, nello spazio questo, no, immaginate per le distanze di cosa sto parlando, hanno caricato il fotone di un'informazione, immediatamente il fotone gemello si è caricato delle stesse informazioni senza che ci fosse nessun tipo di passaggio radio. Che cos'è che hanno provato? Hanno provato che siamo tutti connessi, che come dice la fisica quantistica, lo osservatore, cioè chi osserva l'esperimento condiziona l'esperimento. L'esperimento è condizionato dallo sperimentatore. Ma, dici, ma questo cosa c'entra con Renzi, con Berlusconi, con, eh, non so, con cose no, di, che tutti i giorni ci danno da mangiare in pasto? Sapete che tutti i giorni una stillettatina di veleno per tutti, chiamatelo veleno, chiamatelo psicofarmaco, chiamatelo eh, sonnifero, quello che volete, così tutti dormono. Mica pensano, replicano. Allora, L'accettazione e la credenza sono la fine di qualunque civiltà. Noi siamo alla fine di una civiltà perché noi abbiamo smesso di crearla la civiltà. Se non la creiamo noi la civiltà, la civiltà muore. Se diamo per scontata la democrazia, la democrazia non c'è più. Tu prova a dare per scontato tuo marito o tua moglie, dopo un anno ti fa le corna e comincia a entrare in crisi il matrimonio, no? Crisi, un'altra parola bellissima. Tutti usano la parola crisi, però dice cosa vuol dire crisi? Crisi, crisi, cosa vuol dire? Che c'è un casino, no? Crisi, 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 scrino, giudizio dal greco scelta. Dal greco scelta. Tu sei in una crisi quando sei in un momento della tua vita in cui devi scegliere, si chiama anche speciazione. È un momento in cui tutto quello che hai vissuto fino adesso non ti sta più ti sta stretto, allora hai bisogno di trovare una strada nuova. È un momento dolorosissimo questo. Quasi nessuno ce la fa a superarlo, ma quelli che ce la fanno a superarlo creano un mondo nuovo intorno a sé, una soddisfazione enorme. Eh, però, ragazzi, crisi è quella roba lì. Entro in crisi. Allora, se tu dai per scontato tuo marito e tua moglie la perdi, se tu dai per scontato il tuo amico lo perdi. Se tu dai per scontato il partito, lo perdi. Se tu dai per, scontato, se tu dai per scontate le cose, le cose muoiono perché sei tu che le crei, sei tu che crei le cose, ecco qua, creo. Eh, creo. Ragazzi la creazione è, è, è l'atto la più grande insieme al pensiero, perché è originato dal pensiero di cui abbiamo facoltà creare noi creiamo tutto creiamo anche le sfighe tu esci dal mattino di casa arrabbiato cominci a non trovare parcheggio litighi con la cassiera hai l'incidente ti capitano di tutto ti capita di tutto sei tu che le crei le cose perché quasi nessuno riesce a capire che se tu più sei centrato, sei libero, sei limpido e più hai chiaro quello che vuoi, più lo ottieni. Ma come fai a aver chiaro quello che vuoi? Perché per creare la condizione qual è? Qual è l'altra parola che abbiamo smesso anche quella a tre anni perché ci hanno insegnato che non va bene? Insegnare? Desiderare, desidera. Desidera, vuol dire letteralmente senza stelle. Sidera sono le stelle, no? Senza le stelle, cioè vuol dire vai al di là. Le stelle che cosa sono simbolicamente? Simbolicamente sono il confine del mondo, no? Quando tu guardi in alto il confine del mondo, che cosa sono le stelle? Allora, desiderare vuol dire vai oltre quelle stelle. Chi c'è oltre quelle stelle? Ci sei tu. Ci sei tu. Ma non abbiamo una società che ti dice questo. Ma abbiamo una società che dice ci sei tu, ti dice che desiderare, eh, desiderare, desiderare, no? Desiderare desiderano i bambini, no? Come Aladino, quando tu vai col figlio a guardare Aladino il film, tuo figlio ti dice papà, papà, come mai il mago che è così potente non può prendersi da solo la lampada e ha bisogno di questo bambino che vada dentro a prenderla? E il papà cos'è che risponde? La solita ovvietà, perché lui è un bambino bravo e allora può prendere la lampada. Ma cosa c'entra? Tu ovviamente che non sei magari tanto bravo, magari hai fatto i dispetti a scuola, eccetera, una frustrazione te la porti dietro tutta la vita. Non è per quello. È che è evidente che il mago non può mai prendere la lampada, perché il mago rappresenta l'adulto nella storia. L'adulto non desidera niente, non avrà mai la lampada. Aladdino è un bambino, lui desidera. Desidera. Non so se quando giocavate a casa vostra, non so, qualcuno avrà giocato, no? O avremmo fatto politica amiche anche quando avevamo due anni. C'erano le ragazzine che dicevano: Facciamo finta che sono la principessa. Ed era una principessa, e tu eri una principessa, no? Nella tua stanza, anzi, quando arrivavano gli adulti ti davano fastidio perché ti volevano ricondurre a che cosa alla realtà. Ma che cos'è la realtà? Se non ciò che vivi dentro, quella è la realtà, è l'unica realtà quella lì. Oppure quando eri eh, un ragazzino, magari facevi Superman, non lo so. Eppure col tempo abbiamo smesso perché non si fanno queste cose, non si desidera. Nella società, quando si diventa adulti, si accetta. E la società così muore, la civiltà muore, l'essere umano si annichilisce, diventa una macchina. Ed è quello, ed è quella la direzione in cui stiamo andando. La direzione in cui stiamo andando è che siamo, abbiamo tutti la promanazione di noi stessi qua dentro. Poi c'è qualcuno che si scandalizza perché negli Stati Uniti la Apple è riuscita a impedire alla Corte Suprema di poter accedere ad alcuni dati sensibili che custodiva. Ah come è possibile che la Apple si opponga alla Corte suprema degli Stati Uniti, una società privata? Ma è molto semplice. In America ci sono molte persone con questo in tasca che è gente che va a votare. La politica non conta assolutamente niente. Ed è quella la direzione dove stiamo andando. E qua, dopo la premessa contenutistica, arrivo alla questione politica. Cioè, dov'è che stiamo andando? Qual è la vision di futuro? La vision di futuro è quella dove la politica deve essere spazzata via perché è quell'intermediazione che non serve più al processo economico. Esattamente questa stessa cosa c'è stata quando. C'è stata all'indomine la scoperta dell'America. Quando Cristoforo Colombo scopre l'America, da lì in poi, cos'è che inizia? Un processo di mutazione profondissimo e radicale del sistema economico, che era fondato su che cosa? Sul feudalesimo, cioè la capacità di gestire dei territori, possedere dei territori e fare delle guerre per prendere e accappararmi dei pezzi di terra. I sovrani facevano quello. Quando poi a un certo punto... Hanno cominciato a creare le vie di comunicazione dei commerci. Alcune persone che non avevano nulla a che fare con l'aristocrazia, con la nobiltà, cosa facevano? Riempivano i loro galeoni e cominciavano a fare che cosa? Le transazioni mercantili. E hanno cominciato a portare merci, a vendere. E che cosa hanno fatto? A chi le hanno vendute quelle merci? L'hanno venduta ai contadini, ai poveretti o l'hanno venduta sempre ai principi, ai baroni, ai marchesi, ai nobili, ai re, eccetera, A loro, perché erano gli unici che potevano pagare. Poi cos'è avvenuto? Che questi si erano talmente tanto indebitati con questi mercanti, che a un certo punto i mercanti hanno detto: Oh, ma qui cosa succede? Questi qui praticamente vivono ancora in un mondo dove noi, che abbiamo praticamente in mano l'economia, non contiamo un tubo. È ora che forse sistemiamo un po' le cose, giusto, caro Duca d'Orléans? Perché c'è sempre un uomo, un'anima grigia dentro qualunque corte, no? Che ha il soldo di qualcuno. E dice sì, effettivamente. Eh, allora veda di fare qualcosa, vediamo di cambiare un po' questo anziano regime. E poi a un certo punto dice, ma se tiriamo un po' la pelle ai francesi, magari qualcosa succede. Allora a un certo punto guarda tu che la farina nei granai cominciava a scarseggiare, perché arrivavano gli uomini del re e dicevano dobbiamo pagare le tasse. A un certo punto i contadini francesi dicevano ma come, noi avevamo un patto, un patto centenario, tenevamo un po' di farina nei granai e poi l'altra la davamo al re in cambio di tasse. Se tu mi porti via anche quella viene meno il nostro patto. Allora che cosa fanno i contadini delle campagne? Vanno al palazzo del re e gli vanno a chiedere che cosa? Liberté, egalité, fraternité? ma va, ma non sanno, ma, ma, ma quelli cosa gli hanno chiesto? Il pane, gli hanno detto datemi il pane, quella forse gli ha detto date le brioche, ma non è vero secondo me, ma gli ha detto dategli il pane, allora qualcuno di più astuto ha detto, toh guarda il popolino Beota si è mosso, come possiamo usarlo perché eh no, il popolo eh no, è sempre uno strumento formidabile nelle mani di chi pensa, Tanto il popolo non pensa, per cui se penso io al posto del popolo, il popolo si muove, no? si dice massa. Così sono arrivati, hanno urlato, hanno urlato, a un certo punto si sono trovati Robespierre, Danton, Murat. No? Sono arrivati lì e hanno detto: Liberté, égalité, fraternité, fazem, Mandem. E quelli hanno detto: All'inizio erano sospettosi. Dice: No, ma voi siete vestiti bene, siete di quelli lì. No, dice: Noi vogliamo cambiare lo Stato, vogliamo cambiare. Fatto la rivoluzione, ha tagliato la testa al re. Cosa è successo? Il popolo è rimasto popolo. Ma cosa è successo? Che i mercanti hanno acquisito che cosa? Il posizionamento dentro le istituzioni dello Stato. E lì è avvenuto il cambio, un nuovo paradigma si è creato. Crollata la monarchia, è stata creata una sorta di apparente democrazia che non esiste, perché quando hanno tagliato la testa al re, la corona è caduta nella cesta, ma idealmente è finita sulla testa e sul capo di tutti i cittadini, vi ricordate, no? Citoyens ma non è vero, perché la corona è sempre rimasta nella testa di chi la sa portare. E quindi che cosa è successo? I processi sono andati avanti. Adesso siamo di fronte a un nuovo cambio. Il nuovo cambio cosa prevede? La distruzione degli stati nazionali, la distruzione del processo democratico e con esso la gestione del potere che deriva dallo Stato, un popolo. Stanziato su un territorio che si dà una giurisdizione e una moneta, non serve più tutto questo. La politica perché è stata delegittimata? È stata delegittimata perché non serviva più. E per delegittimarla che cosa si è usato? Si è usato che cosa? Il germe che c'è dentro ciascuno. E quindi che cosa è successo? Si è creata una malattia autoimmune. Cioè, la società, i cittadini, vi ricordate che siamo partiti, che siamo partiti con Mosè? Eravamo schiavi, c'era il faraone cattivo. Allora Mosè dice, no, vi libero io, grazie al Signore vi porto via nella, nella terra promessa. E quelli hanno detto, vabbè, se lo dici tutti veniamo dietro. Poi lui non entra mai purtroppo, no? Resta fuori, quelli entrano. Allora siamo partiti schiavi. Siamo diventati sudditi, perché poi abbiamo avuto i re e tutti le... poi siamo diventati cittadini. Da cittadini adesso non siamo più cittadini. Adesso il passaggio è consumatori, ma se tu non sei più un cittadino e sei un consumatore, lo Stato a cosa serve? A niente. Perché al posto dello Stato ci deve essere un supermercato, che magari non è neanche più un supermercato fisico. È un supermercato virtuale, no? Adesso chi è che si sposta per andare a comprare più qualcosa? Vai su internet, e compri su Amazon, no? Ti portano tutto. E, all capite? Allora, siamo partiti schiavi, siamo diventati sudditi, Abbiamo conquistato la cittadinanza e quindi la cittadinanza cosa prevede? La democrazia, gli stati, i processi democratici, le assemblee, le riunioni, tutto quello che abbiamo visto nel Novecento. Adesso siamo diventati, abbiamo occupato, anziché le piazze, abbiamo occupato i supermercati virtuali, siamo tutti consumatori. E qual è il passaggio finale? Siccome la storia è una ruota che gira, è sempre in tondo, no? in realtà è, no? è a spirale. Il tempo è a spirale, non c'è più, chiaramente penso che ormai quasi tutti sappiamo che il tempo lineare non esiste, no? Tempo spirale, giriamo, giriamo, giriamo e cosa ritorniamo schiavi. E di chi sarà stata colpa? Dei poteri forti. Ma chi è il potere forte? Tu sei il potere forte. Allora, fino a qui la provocazione, poi non si può più andare avanti, perché tendenzialmente quando provochi troppo, poi fai una brutta fine. Sapete che è successo sempre così nella storia, no? Perché tu hai un popolo che chiede la libertà, dice: Non vogliamo più quelli lì cattivi, eccetera. Queste leggi sono ingiuste, tu vai lì, ti prodighi, eccetera, eccetera. E poi quando è il momento che chiamano e dice, ah, cosa fa?" Dice, eh? cos'è che dice il popolo? Barabba, <ride> no? È ovvio. Mica dice Barabba. È un po' come Pinocchio, no? Vi ricordate gli amichetti di Pinocchio? Da mangiafuoco si lamentavano tutti i giorni. Dice: non ci dà da mangiare, ci tratta male, ci sfrutta, non ci paga i contributi, eh, ci paga con i voucher. Insomma, la lamentela una via l'altra. Sto Pinocchio, poverino, arriva lì e dice: vale, insomma, faccio qualcosa, no? E come noi, no? I buoni politici, no? Pensate a Molinari, no? Vanno qua tutti i piemontesi, vanno a dire: ah, 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 E lui giustamente dice: ma io mi occupo tutto il giorno, mi alzo dal mattino alle 8. Finisco la sera alle 2 e mi sono sbattuto un'intera giornata per cercare di vedere cosa posso fare per tutte queste persone che si lamentano. Così ha fatto Pinocchio, no? E fino ad arrivare fino davanti a mangiafuoco. Eh, non era facile, eh? Tu ci andresti davanti a mangiafuoco? Sei fatto di legno, lui aveva la stufa accesa enorme, no? Questo fuoco fff, con la barba, gli occhi, così va là. Armato di coraggio, dice, devi lasciarli liberi, insomma, tutti i diritti, uomo, tutto un comizio, ragazzi, una roba incredibile. E... Ma c'è fuoco, che cosa fa secondo voi? Oh, guarda come dice, poverino, questo è l'ennesimo idealista, no? Dice: Fa così con la barba. No? Si vuole un po' la barba e dice. Ma certo, sono liberi, non c'è problema. I tuoi amici, vuoi che siano liberi sono liberi. Pinocchio dice ma come sono liberi? Oh, oh, non sta più nel legno, <ride> corre dai suoi amici, dice siete liberi, siete liberi, ci avete detto che vi libero, andiamo, corriamo, facciamo. Questi lo guardano allibiti pallidi, Dice, no Pinocchio ma cosa hai fatto? Ma sei andato da... ma no, ma no, ma Pinocchio, ma no, ma no, ma sì, noi sì ci lamentavamo, eh. però dai, in fondo, dai, un, qua un tetto sulla testa ce l'abbiamo. Un piatto tutti i giorni da mangiare ce l'abbiamo e poi noi là, là fuori nel mondo cosa potremo fare? Fai tu e Pinocchio rimane. E dice, Ma come? scusi io ho rischiato la vita, mi avete fatto una testa così perché dovevate essere liberi, vi sfruttavo eh? e, poi, e adesso mi deludete e non venite con me, vado solo. Sapete perché? Perché tu non puoi liberare una persona che non vuole essere libera e che non è pronta per essere libera perché se lo fai ti uccide. E questo è il punto. Tu rischi, rischi tantissimo. Allora bisogna agire con, diciamo, un po' di, come dire, si direbbe, intelligenza, no? Cioè guardarsi dentro e dire cosa posso fare per me, prima di tutto, prima di chiedere a lui o a lei di cambiare, cerco di vedere che cosa sono riuscito a cambiare io. Poi ne parliamo. Pensate se la politica agisse così. Pensate se noi. e qui siamo in un salto di paradigma, no? Allora io vi dico tutte queste cose qui perché senza un po' di provocazione, no? È evidente che no? è una provocazione interiore, intellettuale, senza un po' di provocazione, ma non riusciamo a cambiarlo questo mondo, eh? Perché il mondo sei tu. Se un po' tu non, non ti smuovi da lì e continui a stare nel tuo spazio di comfort, non riesci a smuoverti. Si chiama spazio di comfort, no? Quello, quello, quello spazio dove tu sei abituato a stare facendo 196.000 attachment tutti i giorni. Cioè ripeti le stesse cose, il cervello ripete le stesse, le stesse cose tutti i giorni uguali. Pensate, eh? E dici, ma io vivo o sopravvivo? Vivo o sopravvivo? Perché è diverso, no? Sopravvivere è un conto, vivere è un altro. È un'altra cosa. Allora la sfida oggi della politica è quella di essere adeguati ad avere una classe dirigente capace, lo diceva prima Michele nel suo intervento, no? abbiamo vinto eh, grazie all'impegno di tutti voi militanti, de de del segretario, di tutti quelli che si sono impegnati come matti sul territorio, abbiamo vinto ad Alessandria, abbiamo vinto in giro, ma tutti i posti che c'erano, quelli più importanti, siamo riusciti a prendere. E adesso qual è la grande responsabilità? Sapete cosa vuol dire responsabilità? Abilità a dare risposte, <ride> semplice, no? responsabile, abile a rispondere e adesso dobbiamo essere abili e capaci a rispondere perché i cittadini ci hanno investito di che cosa? Di, una, di, un, di, un, di, un, no? di un bel peso, che è quello di far funzionare le cose eccetera eccetera e se tu non hai un gruppo dirigente capace, non hai un gruppo dirigente che ha gli strumenti per agire rischi anche di portarti a casa delle vittorie ma poi in un attimo le bruci e guardate che per riuscire a costruire quel tipo di spessore ci vuole pazienza, ci vuole anche umiltà. E invece in giro ci sono tanti porcellini che costruiscono la casetta di paglia, perché quella di mattoni è da sfigati. Ma alla fine sarà il porcellino che costruisce la casetta di mattoni. È vero che lì sudato, marcio, stanco, c'è il lupo che arriva, dice ah, chissà se ce la farò, ma quando si riesce a chiudere dentro, poi lui sopravvive. La casetta di paia viene giù subito, così come quella di legno. Se non hai la disponibilità e l'umiltà di andare nel profondo delle cose, di documentarti, di conoscere, di provocare, di andare a cercare le cose, non per quelle che sono, come fanno la gente che studia, che cerca. Sapete chi sono i più feroci contestatori della proposta sulla flat tax? I giovani universitari di economia. Perché? Perché se tu gli smonti tutto il paradigma e la teoria che gli hanno inculcato nella testa, e loro dicono, ma io sono stato cinque anni qui, ah, mi hanno detto che dovevo venire qui, che qui c'era la ragione, e tu adesso mi dici che io per cinque anni sono stato qui e non è vero niente? E io sono aggrappato a quella roba lì perché c'è tutta la mia autostima lì dentro. Perché è così che funziona. Le teorie. Viviamo di teorie. <ride> Sapete qual è l'antidoto alla teoria? È una roba che non si può dire. Qua ve lo dico dopo. Ma voi capite che noi abbiamo creato una serie di meccanismi che tendono a tenere le cose per come sono, uguali nel tempo. Abbiamo creato un meccanismo perché tutto rimanga cristallizzato perché ci fa comodo in quello spazio di, di, di comfort che quando ti succede qualcosa, cos'è che fai? Lo sposti nell'altrove quello che ti succede. Sapete che c'è una cartellina come un file del computer, avete presente le cartelline del computer? C'è una cartellina con scritto altrove. In quell'altrove tu rimuovi tutto quello che non riesci a gestire perché guardi gli altri, vedi che sei solo e quindi lo sposti nell'altrove. Perché pensi che gli altri non abbiano lo stesso problema, o la stessa domanda, o la stessa preoccupazione, o lo stesso stato d'animo? Ma gli altri chi sono? Scusate, qualcuno di voi conosce gli altri per caso? Gli altri sono come il popolo, gli italiani, la gente con 6G? Avete presente la gente con 6G? Tu vai fuori per, per qui, per Biella, domani mattina fai un giro, fermi la gente per stanza e dici: Scusa, tu sei gli altri? Se trovi qualcuno che ti dice: Io sono gli altri, mi chiami, perché ti dirà: No, io sono Roberto, io sono Riccardo, io sono Michele, io sono... cioè ognuno è lui, non è gli altri. Dice: Ma il popolo italiano è sovrano? Ah, benissimo, andiamo dal sovrano e parliamo. C'è diciamo, un'ingiustizia. E chi l'ha visto il popolo? Qualcuno è stato a cena col popolo? Pranzo, un caffè, niente, un appuntamento, visto, niente, zero, il popolo non c'è. Dice ma noi qua siamo il popolo, no, noi non siamo il popolo, il popolo non c'è, la gente non c'è e sono, tu sono tutti modi per incastrarti in una cosa che non c'è. Allora, quando tu hai la consapevolezza che le cose dipendono da te, la responsabilità è tua, allora lì dentro devi avere, impegnarti ad approfondire. E guardate che oggi la sfida più grande che ha la politica, se vuole di nuovo conquistare le persone, se vuole di nuovo conquistare gli individui, è avvicinarsi nel profondo delle sue esigenze, provocare su questi temi, perché c'è una solitudine enorme, c'è un disincanto enorme, c'è una frustrazione enorme, c'è una scollatura enorme. Se non la riconquistiamo la politica rimane con un lumicino, rimaniamo noi, pochi, e gli altri ci guarderanno come degli alieni. Ah, quelli fanno politica, e cos'è questa politica? Ma ce n'hanno ancora di voglia quelli lì, di fare politica, ormai non conta più niente la politica. Decidono le banche, decidono le multinazionali, decidono i centri di potere che con la politica non c'entrano, perché tu eleggi il direttore generale di qualche grande ente dello Stato, no, la politica non conta più niente. E la responsabilità del fatto che la politica non conta più niente è anche in parte nostra, che l'abbiamo continuamente delegittimata. Gli abbiamo tirato le pietre, l'abbiamo insultata, ce le siamo autotirate, fondamentalmente, no? Non abbiamo fatto i nostri interessi. Perché quando le banche decideranno le sorti vostre, del vostro futuro, adesso che vogliono a tutti i costi mettere il denaro elettronico. E la gente dice, eh, che bello il denaro elettronico, così faccio presto, veloce, pago, e eh, non ho più i soldi, e poi gli evasori, gli evasori, gli evasori, gli evasori, gli evasori. E beccati il denaro elettronico. Poi se a qualcuno gli viene in mente di fare un click e di chiuderti tutte le carte, tu poi cosa fai? Crepi. Perché tu consegni la tua libertà, la tua vita nelle mani di un click, di qualcuno, di una regia che non c'è. E questa è la strada che stiamo percorrendo. E che abbiamo cominciato a percorrere. Ed è pericolosissima. Con la scusa della comodità, della velocità, rinunciamo a pezzi di umanità. Di che cosa erano gelosi gli dèi? Dell'amore degli uomini, che è una debolezza per, per, la, per la razionalità, ma è quello che ci fa essere speciali. È quello che ci rende speciali. E ragazzi, avere un pezzo di carta in tasca è libertà. Se io questo qua ce l'ho qui, mi posso trovare nella situazione più difficile. Un panino me lo vanno a comprare, un... l'acqua, vivo, sopravvivo almeno, se me lo tengo qua in tasca. Ma se non ce l'ho più, perché consegno questa cosa a una regia esterna, ho consegnato la mia vita. E stiamo andando in quella direzione lì. Ve lo dico oggi. Penso che dentro di voi lo sapete, lo sapete, lo sentite, e noi è quello che dobbiamo contrastare. La globalizzazione, il pensiero unico, il cibo unico, le cose che diciamo sempre. Però non possiamo dirle così, come slogan: la globalizzazione, il pensiero unico, il cibo unico, la cosa una, moneta unica, ok, ma cosa? Allora, che cos'è che proponiamo in alternativa? Cos'è che proponiamo in alternativa? I territori, il contatto tra le persone, la collaborazione solidale tra le comunità. Ma questo da cosa passa? Dalla cultura, ma non la cultura accademica. Ah, guarda il quadro, scrivo quel pittore famoso, la divina commedia. La cultura è quello che faccio quotidianamente. Madre Teresa diceva: sento un sacco di gente che dice che vuole un mondo più pulito. Peccato che, se ognuno uscisse da, davanti a casa sua e pulisse lo zerbino davanti a casa, il mondo sarebbe pulito. Ma tu esci e dici, ah il mondo è sporco, è sporco, tu, tu, eh, però qua davanti non ce l'hai fatto. Eh, cambia, cioè, tocca a noi. Io mi rendo conto che è poco politico, è eh, quello che vi sto dicendo. Cioè, poco manieristicamente politico, perché la politica com'è che funziona? La politica vecchia, quella che non ha più speranza, segnatevelo quello che vi dico, eh, io sono un provocatore Michele, eh. Quello che non ha più speranza è la politica che viene qua e vi dice è colpa di quello là, è colpa di quella là, noi siamo più bravi, più belli, più buoni, più fighi. Più... No? Noi dobbiamo assumerci la responsabilità di essere noi l'esempio del cambiamento che vogliamo, perché è quello che la gente ci chiede. La gente non ha più fiducia, fiducia vuol dire affidarsi, no? Non ha più fiducia perché non riesce più a trovare nessuna vibrazione, niente che risuoni. Dice, mi dite tutte le stesse cose perché volete i voti e poi fate quello che volete. Perché tu, politico, vai in televisione e li assecondi. Perché chiama la sciura Maria da casa, dice la più grande castroneria del mondo e tu le devi dare ragione perché è il popolo che chiama, no? Devi avere il coraggio di dire, mi dispiace, signora Maria, dice una cosa totalmente sbagliata. Perché se viene domani mattina nel mio ufficio, le, fa, le spiego le dico come stanno le cose, non le racconto la rava e la fava per prenderla in giro, così lei mi vota e poi la deludo, poi lei... e, e, e continuiamo questo meccanismo all'infinito. Allora, una scuola, una scuola è anche provocazione. E avremo un, tanti ospiti, tante cose... Parleremo del programma, parleremo del... approfondiremo le cose. Parlava prima Michele della flag tax. Tanto flat tax, chi lo sa dire, lo dice se no dice aliquota unica. Così siamo tranquilli, non è che dobbiamo sapere per forza l'inglese, no? Do, do, se non, se non è, flag tax, no, aliquota unica fiscale. L'aliquota unica fiscale, eh, l'aliquota unica fiscale, eh, il 15% è poco, eh. oh, ma A me se mi fai pagare il 20%, ma anche il 25% sono contento. Peccato che poi magari sei nella fascia che paga il 15,13% dentro dove stanno 20 milioni di italiani. Perché? Perché tasse, imposte, tariffe, non sono la stessa cosa. Noi parliamo di imposta diretta sulle persone fisiche, cioè cos'è l'imposta diretta? Imposta lo dice la parola, è qualcosa che lo Stato si impone, ti impone di dargli senza reciprocità. Cioè tu hai lavorato, io ti prendo un pezzo del tuo lavoro senza chiederti il permesso, questa è l'imposta. E noi diciamo su questo meccanismo dove lo Stato viene e ti porta via un pezzo del tuo lavoro senza permesso, ti diciamo senti il pezzo, ne devi portare via meno poco, non mi puoi rapinare, mi devi portare via un pezzettino di meno, d'accordo? Perché se tu me ne porti via un pezzettino di meno, me ne rimane di più in tasca e io posso andare a comprarmi una camicia, perché è un anno che devo comprarmi una camicia nuova, ho i polsini lisi e voglio comprarmi una camicia. Se compro una camicia, il negoziante della camicia è contento, perché dice finalmente viene gente a comprare camicie. Quindi io ho più soldini in tasca, il negoziante vende... Le camicie in più, il negoziante, se vende camicie in più, fattura di più, perché prima non vendeva. Lo Stato incassa il 22% su quella camicia di IVA. Poi c'è la gente che porta le camicie al negoziante che dice: Finalmente ci sono un po' di negozi qui nella provincia di Biella che mi stanno chiedendo le camicie, e quindi aumento il mio fatturato e pago più imposte. Poi la gente che cosa fa? Chiama il signor Luigi della produzione delle camicie con i baffi <ride> e dice: Caro amici Luigi. Ti ordino più camicie, dice, ah, ma mi stanno chiamando da una settimana, tutti mi chiedono camicie, e dovrò rimettere in piedi la produzione, sperando che sia italiana, no? E allora se rimetto in piedi la produzione sono contento, poi cosa faccio? Chiamo la mia segretaria e dico, Luisa, per favore vai a prendere quel curriculum della figlia del Mario, che è un anno che me l'ha messa qua, che, voleva, che lì aveva avuto un bambino, eccetera, voleva lavorare. Ciao, che vendiamo camicie, la possiamo assumere. Perché qual è? L'obiettivo finale, l'obiettivo è il lavoro, perché il lavoro è l'unica cosa che ti rende una persona indipendente, che ti rende una persona capace di progettare il futuro, di non essere nelle mani dello Stato. Noi abbiamo una visione molto diversa da quelli che pensano che invece il futuro sia rimanere a casa, il futuro dei giovani guardare il soffitto con il sussidio di Stato. Perché quello non è un futuro. Quella è la consegna definitiva della creatività, del pensiero, della conoscenza è l'annichilimento totale, è la fine della civiltà, senza il lavoro la civiltà non va avanti, e allora è una lotta importante quella per il lavoro, è una lotta importante, non è finita la lotta per il lavoro, è cambiata ma non è finita, le sfide per la famiglia, conoscere il programma, quanti di voi sanno che noi abbiamo una politica fiscale per le famiglie? IVA zero se compri un ciuccio, se compri un biberon, se compri una carrozzina, se compri i pannolini. Ma perché dici che non facciamo figli e poi ti prendi il 22% sulle cose che devo comprare per il bambino? Allora, sgravami no? da questo. IVA il 4% se ho da 3 anni a 14 anni il ragazzino a cui devo comprare le scarpe, la ginnastica, a cui devo comprare un paio di pantaloni. E questo è un modo per fare politica, politica energetica. Diminuzione della bolletta, ne abbiamo parlato ieri a Piacenza. Nel trasporto di energia noi spendiamo 15 miliardi di euro che voi pagate, ma non la ricevete con l'energia. E allora noi siamo invece per la produzione di energia locale, centrali smart, di quartiere, di condominio, di zona: perché in quel modo, se la filiera è corta, non c'è dispersione di energia e sfrutti le rinnovabili. Insomma, abbiamo tante cose che avremo l'occasione di approfondire nella nostra scuola. Avremo l'opportunità di sentire i nostri amministratori, i nostri parlamentari, i nostri segretari, i nostri rappresentanti nelle istituzioni, che non verranno lì a fare un comizio, ma verranno lì a spiegarci che cosa si fa, che cosa si fa quotidianamente, cosa si, come si porta una delibera in consiglio, come, come, si, come si fa una riforma sanitaria, come si fanno le cose del comune, cos'è il patto di stabilità, cos'è il fiscal compact. Cos'è il mercato del lavoro? L'economia, la borsa, l'euro, l'euro. Tutti sappiamo dell'euro. L'euro è una moneta sbagliata, sì, è una moneta sbagliata. E? e cosa facciamo? Il ruolo della banca centrale, perché vedete, noi siamo diciamo favorevoli alla spesa pubblica nel momento in cui la spesa pubblica diventa elemento strutturale, no? Cioè io faccio spesa pubblica perché metto in moto non so, le infrastrutture, faccio un esempio. Ma la spesa pubblica è un fatto che riguarda oggi un deficit che galoppa. Ieri Stefano Parisi è venuto da noi e ci ha detto Ah, oh, abbiamo il deficit, abbiamo il debito, abbiamo il debito, abbiamo il debito. E non è solo Parisi che ci dice che abbiamo il debito. Piero Angela sono 30 anni che va in televisione e ci spiega che abbiamo il debito. Prima avevi il debito tu, 10 milioni. Poi 10 anni dopo avevi il debito tu e tuo figlio, 20 milioni. Poi 30 anni dopo c'era pure la culla con il neonato e ti diceva, adesso non hai solo il debito tu, tuo figlio, anche tuo nipote. Tu che guardi la televisione, che cosa pensi? Dici, Madonna, ma sono uno sfigato, non ho comprato niente, rinuncio da una vita eppure mi dicono che ho il debito. Questi politici sono degli assassini, giusto? E cosa, pu cosa puoi sapere? Questo sai. Ma non è che ti hanno spiegato che tu hai barattato il debito con l'inflazione che nel 1981 hai separato la Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro, creando così... Un moltiplicatore infinito di debito. Perché quando tu consegni il debito al mercato, cioè consegni la, la raccolta diciamo, e la capacità di mettere a disposizione denaro nel sistema al mercato, è chiaro che il mercato specula. No? Adesso Draghi è arrivato in ritardo con il quantity easing a fare la banca centrale. Peccato che i soldi finiscono però e si fermano nelle banche. Non arrivano certo alle famiglie, non arrivano certo alle imprese. Quindi come vedete di argomenti ce ne sono tanti, persone a disposizione ce ne sono tante. Adesso concludo perché ho parlato a lungo ma ci tenevo a dirvi che cosa? A dirvi che questa nostra organizzazione, questa nostra iniziativa è un'iniziativa che ci impegna tantissimo, è un grande sforzo organizzativo, è davvero qualcosa che cerca di dare un grande valore aggiunto una certa qualità anche all'offerta politica che noi diamo perché è facile oggi dire che ah sì i politici sono tutti ignoranti tutti abbiamo bisogno dei tecnici sapete che se tu sei un politico e sai l'alfabeto fino alla Z dici ah, ma allora sei un tecnico no non sei un tecnico sei un politico il politico può sapere le cose non è che per forza devi rivolgerti al tecnico cioè il tecnico perché ci, magari ci sono delle materie specifiche particolari ma non è che se sai l'alfabeto da là alla Z allora devi essere un tecnico Politico deve sapere delle cose, no? Allora, siamo politici, come diceva Matteo, la scuola politica serve per creare una classe dirigente, serve per creare una struttura di persone, un insieme di persone motivate e capaci che faccia crescere nella società la voglia di costruire, di appartenere a una società migliore. Che tocca a noi la responsabilità di costruire. Questo è l'obiettivo della scuola. Vi ha detto tutto Michele a Milano e a Roma. Abbiamo i nostri appuntamenti, come vedete partecipano le persone, l'avete visto dal video, mi ripeto, su questo, ma questo è a testimonianza che la qualità del livello formativo che forniamo è alta, ma non è alta perché magari qualcuno si deve preoccupare e dice, eh, ma io cosa faccio? Torno a scuola e poi se non capisco e chissà cosa dicono. No, la scuola non è intesa in quel modo, non è intesa come una roba nozionistica dove devi. No, le cose difficili. È soprattutto un'esperienza di comunità che lavora insieme per la costruzione di un futuro migliore. Che non può essere solo una parola, non può essere solo uno slogan. Ma deve essere un lavoro che quotidianamente portiamo avanti. E questo è il nostro obiettivo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie. Grazie Armando. Per questo intervento veramente appassionato che ci ha ipnotizzato per tutti i minuti che hai voluto dedicarci e che ci ha spiegato come ognuno di noi debba essere il protagonista, debba essere il regista del proprio futuro. Proprio così come la Lega vuole essere protagonista della politica di questo paese, della politica regionale, e ovviamente, visto che siamo a Biella, anche della politica di Biella e del Biellese. Saranno due anni impegnativi, due anni caldi. Io lascio la parola a Riccardo per trarre le conclusioni e chiudere degnamente quindi questo nostro incontro e questa serata di approfondimento. Grazie Michele, grazie a tutti per essere qui e grazie a Roberto, ad Armando, insomma Armando nel suo intervento ha toccato tantissimi temi e ha dato tantissimi spunti di riflessione e credo che in particolare l'aspetto più interessante del suo intervento sia quello di come la politica oggi debba tornare ad avere il coraggio di pensare che il mondo si può cambiare. Perché il leitmotiv costante è quella rassegnazione, che in parte è la rassegnazione, come giustamente lui ha detto, del cittadino al fatto che nulla cambi. E quindi i soliti discorsi qualunquisti che tutti voi conoscete: no? Voto uno, voto l'altro, non cambia niente, e intanto mio figlio il posto di lavoro non ce l'ha, e intanto avete governato voi cosa è cambiato, ci sono questi alla fine non cambia niente, i politici rubano, tutte queste cose qui. Ma dall'altra parte la cosa più preoccupante è anche lo stato di rassegnazione in cui la stessa classe politica si mette per il fatto di non avere gli strumenti per riuscire a creare un modello di società e cambiare davvero il mondo. Facciamo degli esempi concreti, qua c'è il buon Corradino che è un amministratore locale, abbiamo il nostro capogruppo in comune, in comune a Biella Moscarola, insomma abbiamo il Michele che è in provincia. Quando siamo in amministrazione locale spesso ci rendiamo conto che a volte, a volte o l'amministratore è particolarmente determinato Magari si prende anche qualche rischio ed è particolarmente eh, conosce bene le leggi e la macchina e amministrativa. Diversamente, quello che vuole fare molto spesso ha una barriera che è quella della struttura burocratica dell'ente locale che gli impedisce di fare le cose. Perché molto semplicemente, qualsiasi idea, anche la più banale. Che può riguardare un piccolo comune, qualsiasi voglia di azione, qualsiasi voglia di incidere sulla vita dei propri cittadini viene bloccata subito dalla barriera che è la burocrazia. E questo, come succede in un ente locale, quindi a livello più vicino dell'amministrazione, lo sentiamo tutti i giorni per quanto riguarda l'amministrazione dello Stato. E su questo Roberto immagino possa supportarmi. E quante volte sentiamo dire non possiamo costruire le autostrade perché per i vincoli europei e per il patto di stabilità? Che noi conosciamo quello dei comuni, ma poi c'è quello a livello nazionale, non possiamo permetterci le spese di investimento per costruire nuove autostrade. Oppure non possiamo far lavorare eh, le nostre aziende perché i vincoli europei ci impediscono di fare degli appalti che favoriscano, ad esempio, quello che noi diciamo sempre, da sempre, come lega, le aziende del territorio, le aziende regionali o le aziende cittadine. Non si può fare e eh no, non si può fare perché no. Ecco, ormai a furia di ripeterci questa cosa... È normale che creiamo una diffidenza nella politica da parte della gente e diciamo un senso di impotenza da parte di noi stessi che la politica la facciamo perché magari ci sentiamo imbrigliati in questa rete e alla fine finisci per sentirti inutile, d'accordo? Quindi noi dobbiamo tornare a essere consapevoli, a ridare alla politica il ruolo che ha, cioè il ruolo di motore del cambiamento della storia dell'umanità, della storia del mondo. Eh, Armando ha citato prima la rivoluzione francese. Eh beh, evidentemente. Quello è stato un episodio in cui la politica ha cambiato le sorti del mondo. Poi noi possiamo condividere o meno e avere un'interpretazione o meno dei fatti, ma siamo passati da un mondo in cui tu comandavi perché eri il figlio di a un mondo, giusto o sbagliato che sia, dove magari tu comandi perché sei riuscito a conquistare una determinata posizione sociale, economica o quant'altro, dove dal punto di vista formale... Poi sappiamo che non è così, ma dal punto di vista formale tutti partono uguali e tutti in potenza hanno la possibilità di arrivare a raggiungere i propri obiettivi. Prima il mondo era un'altra cosa, poi è chiaro che anche il mondo di oggi ha le sue storture, però è evidente che quello è stato un cambio storico della storia dell'uomo. Ecco, noi dobbiamo pensare che la politica sia questa roba qua e che quello che noi stiamo vivendo oggi a livello italiano ed europeo, eh, diceva giustamente Armando, la storia è ciclica. Vero, verissimo, io penso che la fase che stiamo vivendo oggi non sia, dal punto di vista economico e politico, molto diverso da quello che è capitato in Europa un secolo e qualcosa fa. Perché quando nacque la rivoluzione industriale, quando ci fu la rivoluzione industriale, i popoli europei si trovarono, quelli toccati dalla rivoluzione industriale, a vivere evidentemente in forme diverse e con condizioni sociali diverse in società più povere e diverse da quelle di oggi. quindi facciamo le adeguate proporzioni, ma ad avere problemi molto simili a quelli di oggi. Cioè noi avevamo pochissime persone che detenevano il capitale di produzione che potevano usare la massa lavoro a propria disposizione, perché la fame, perché la mancanza di mezzi, perché l'abbandono delle campagne, e la concentrazione della gente nelle città aveva portato le persone a essere dei numeri, quindi a non essere fondamentali, a essere alla mercé di chi deteneva il capitale, d'accordo? Ora la situazione non è proprio la stessa, non parliamo più del capitale intesa come la fabbrica perché è evidente a tutti che oggi il piccolo e medio imprenditore è allo stesso livello del suo lavoratore, cioè oggi il, lavoro, il sistema del lavoro è un altro, abbiamo imprenditori che molto spesso mettono mano al portafoglio per garantire ai propri dipendenti uno stipendio perché ci sono delle famiglie dietro, quindi è chiaro che la visione a livello industriale... Padrone dipendente non è quella dell'Ottocento, ma abbiamo una situazione diversa, che forse è ancora più grave. Abbiamo a livello internazionale, a differenza che a livello locale, una concentrazione del capitale nelle mani dell'1% della popolazione che determina non più le sorti di un territorio o di una città, ma determina le sorti del mondo. E quindi quello che sta succedendo oggi è estremizzato quello che è successo dopo la rivoluzione industriale, con la differenza che la rivoluzione industriale arricchiva i proprietari del capitale sulla base della produzione. Oggi invece noi abbiamo quell'1% della popolazione mondiale che si arricchisce sulla base di numeri che passano su un computer. E quindi abbiamo una produzione finta di capitale, finta di ricchezza, che poi per concretizzarsi dove si rivale? E si rivale sulla carne viva della gente, si rivale sull'economia reale. Facciamo un esempio, la crisi della Grecia. Cosa è successo con la crisi della Grecia? È successo che alcune banche di investimento internazionali per moltiplicare i propri utili hanno fatto, la banalizzo, eh, cerco di essere sintetico e farmi capire, hanno concesso una serie di prestiti. Eh, in maniera sconsiderata all'economia greca che era tenuta su dal boom del fatto che ci sarebbero state a breve le Olimpiadi e da una serie di speculazioni e azioni di borsa che vedevano nella Grecia il paese emergente dell'Europa. No? Purtroppo, non so se voi siete mai stati in Grecia. Ma in Grecia, a parte dell'ottimo yogurt e delle belle spiagge, purtroppo non c'è chissà, chissà quale realtà industriale. Ma se voi andate in Grecia, vedrete che intorno ad Atene è pieno di concessionari di, di macchine tedesche ormai abbandonate perché? Perché c'è stato un periodo in cui si è fatto credito per cercare di lanciare un'economia che in realtà non aveva gli strumenti per poter stare in piedi. E allora, quando questi colossi finanziari si sono trovati in difficoltà perché il sistema economico greco non riusciva a ripagare il debito a queste banche, che cosa è successo? È successo che la speculazione fatta da dei privati e tra l'altro, voglio dire, le banche italiane in questo non erano minimamente coinvolte, perché le banche italiane erano esposte minimamente rispetto a quelle del Nord Europa, tedesche in primis, ma anche francesi e scandinave. Cosa è successo? È successo che queste banche hanno trasformato il loro rischio in un rischio pubblico, perché il fiscal compact, questo è stato, è stato spostare Quel rischio e quella perdita che quelle banche internazionali avrebbero fatto perché hanno investito male i loro soldi per arricchirsi e speculare sui bilanci degli Stati. Noi abbiamo iniziato a prevedere un investimento di tutti i paesi europei, anche di quelli non coinvolti con le proprie banche, negli investimenti greci per accantonare dei fondi che andassero alla Grecia, ma non per aiutare il popolo greco, ma per permettere, per permettere allo Stato greco di ripagare quelle banche che avevano comprato i loro titoli di Stato e che stavano speculando sui loro titoli di Stato. E quindi cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che chi aveva fatto degli investimenti sbagliati, mandando in rovina l'economia greca, non ha perso un euro, anzi magari ci ha guadagnato. E abbiamo avuto invece i greci... Che oggi si trova a non avere più una sanità pubblica, si trova a non avere più un aeroporto perché tutti gli aeroporti greci sono stati venduti, guarda caso, a compagnie aeree tedesche, a non avere più infrastrutture. Vi ricordate che c'è stata una fase in cui pareva che la Finlandia volesse accaparrarsi il Partenone? Siamo arrivati a questo, no? Quindi il simbolo della civiltà europea, una delle più alte espressioni della cultura della nostra, del nostro continente, che poteva essere dato in garanzia alla Finlandia per i propri investimenti in terra greca. Ecco, siamo arrivati a questo e la cosa più incredibile di tutte è che ne parliamo come se fosse una cosa normale. Questo non è normale. Non è normale che sulla pelle viva, sulla carne viva di un popolo, che tra l'altro è un popolo europeo e tra l'altro è il popolo da cui nasce il pensiero di cui ci ha parlato Armando, perché è lì... Che nasce la democrazia, è lì che nasce la cultura europea, è lì che nasce la cultura della domanda, dell'interrogarsi, del porsi domande e darsi risposte. È lì che nasce, permettetemi, so che sarà politicamente scorretto, ma la superiorità della cultura del pensiero occidentale rispetto ad altre culture. Ecco, noi abbiamo accettato tutto questo e anzi. Ci sentiamo dire dai telegiornali che eh, i prossimi siamo noi, eh. Eh, noi siamo come i greci, siamo un popolo di fancazzisti, cioè abbiamo il debito pubblico alto e cioè abbiamo un sacco di gente che non fa niente. Allora, che poi in Italia ci siano delle robe che non vanno bene, questo lo sappiamo tutti. Siamo un partito che si chiama Lega Nord che è nata per denunciare gli sprechi dello Stato italiano, è nata per denunciare il fancazzismo di alcuni dipendenti pubblici, alcune categorie di dipendenti pubblici senza evidentemente generalizzare, è nato per denunciare lo spreco della mala politica. Quindi che ci siano dei problemi in Italia è arcinoto, però da lì a pensare che tutti quelli che fanno, lavorano nella pubblica amministrazione siano dei fannulloni, tutti i politici siano dei ladri o tutti gli italiani non abbiano voglia di lavorare, evidentemente ne passa, no? Ecco, Noi invece stiamo accettando questo sistema ma perché? Ma perché banalmente per la finanza internazionale siamo un altro pezzo ghiotto da mangiarsi dopo la piccola Grecia. E perché l'Italia è ghiotto come bottino da mangiarsi? Perché l'Italia, piaccia o non piaccia, in particolare la Padagna, al nord, è la prima potenza manifatturiera d'Europa. Che per colpa di questo sistema e per colpa di un cambio sbagliato con la moneta si è vista superare dall'economia tedesca, ma che fino a che non c'è stata la moneta unica ha primeggiato dal punto di vista della manifattura. D'accordo? E allora, cosa, perché vi faccio questo discorso? Vi faccio questo discorso perché dobbiamo avere il coraggio di pensare a un mondo che sia diverso. E credo che la Lega oggi sia davvero partito antisistema. Non perché come Grillo dice che dobbiamo togliere gli stipendi ai politici o dice che dobbiamo togliere le pensioni ai parlamentari o dice che dobbiamo eh, dimezzare il numero degli eletti nelle istituzioni. Queste sono cavolate, ma sì, poi possiamo anche parlarne. I parlamentari guadagnano troppo, boh, può darsi. Eh, I parlamentari sono troppi, vogliamo metterne di meno, può anche essere, ma non è questo il problema. Un partito che prende il 30% presentando al popolo italiano questa come la soluzione di tutti i mali, è un partito che non ha le idee chiare, è un partito che anzi fa la stessa propaganda del sistema che vuole combattere, perché sono le stesse propagande di questo sistema iperliberista, di quell'1% della popolazione mondiale che detiene l'80% del capitale mondiale di cui vi parlavo prima, mettere i cittadini contro i propri rappresentanti perché un popolo che non ha voce, un popolo che non fa politica, che non crede nella politica, che non si affida alla politica, non avrà nessuno che lo possa difendere dagli altri poteri. D'accordo? Allora, noi non dobbiamo cadere in questa trappola e dobbiamo avere il coraggio di pensare che si possa... Cambiare il sistema, che si possa riportare le esigenze dell'uomo e le esigenze della gente al centro del dibattito, cosa che oggi non è perché ve l'ho detto. Se accendete un telegiornale, oggi il dibattito si basa sui bilanci degli stati, sullo spread, eh, sul debito pubblico, sul fatto che non ci possiamo più permettere le pensioni, sul fatto che non ci possiamo più permettere la sanità pubblica perché costa troppo. Ma una volta non costava la sanità pubblica, cioè è iniziato a costare dall'improvviso adesso. No, è che una volta la politica veniva intesa in un modo diverso. C'è stata una fase, ed è quello che vi dicevo prima, dopo la prima rivoluzione industriale che ha portato poi alla crisi del 29, ha portato poi alla seconda guerra mondiale, ha portato poi alla nascita delle repubbliche sociali, o socialiste, chiamiamole come vogliamo, ma che hanno dei fondamenti sociali nelle Costituzioni, che è tipica di tutta Europa, che hanno detto e hanno immaginato un mondo in cui al centro c'era il benessere della persona e della comunità. Anche la nostra Costituzione è scritta così e dice che il diritto da difendere non è l'equilibrio di bilancio, ma dice che il diritto da difendere è il diritto al risparmio di ogni cittadino italiano, il diritto alla sanità, il diritto al lavoro. E queste dette oggi sembrano delle follie, sembrano delle cose da fuori di testa, ma è scritto nella nostra Costituzione, è scritta in teoria in quella legge che è la più importante di tutte. E allora perché noi abbiamo un sistema che non si batte per quei valori, perché abbiamo perso effettivamente la capacità di immaginare e sognare che la politica possa cambiare le cose. Ecco, noi siamo partiti antisistema perché diciamo che le cose si possono cambiare e lo dobbiamo fare a ogni livello in cui siamo impegnati. Si parlava dei comuni, dobbiamo dimostrare nei comuni dove amministriamo che le cose che raccontiamo e che diciamo, il modello di società che immaginiamo si può realizzare con delle azioni coerenti, poi è evidente che il povero Corradino non può da solo cambiare il mondo, però sicuramente può concretizzare nel suo paese che amministra la sua linea programmatica, lo dobbiamo fare nei territori che amministriamo e lo dovremo fare quando forse torneremo al governo del paese. Se mai la Lega tornerà al governo del paese, prima di tutto lo deve fare con chi ha idee e visioni simili alle nostre sulle priorità. Questo è fondamentale perché non possiamo permetterci su questi temi di cui vi ho parlato di tentennare. A me non è piaciuto quello che ci ha detto Parisi ieri a Piacenza, perché se qualcuno viene da noi e ci viene a dire che il problema non è l'attuale struttura europea che basa tutto sulla finanza, ma il problema è solo il debito pubblico, ha una visione che con la nostra non, non si incrocia che non può funzionare, come possiamo governare insieme a uno che pensa questo e dice questo. Quindi noi dovremmo trovare degli alleati che abbiano una visione comune alla nostra e dovremmo avere il coraggio, se saremo chiamati a governare il Paese, di cambiare questo mondo, di provarci, di fare una battaglia politica per mettere al centro dell'agenda l'uomo e non più l'economia. Ripeto, è una cosa che è già successa. Io non vedo, dal punto di vista del conflitto delle parti in campo, diversità. Tra la fase di oggi e la fase di un secolo fa cambiano solo le dimensioni. Cioè, se prima il problema era a livello statale, tra i pochi detentori di capitale, la massa, diciamo, di diseredati, oggi il problema è globale. Siamo nella globalizzazione. Il problema è diventato un problema che supera i confini nazionali. È un problema che riguarda i greci, come riguarda gli italiani, come, come riguarda i francesi, come riguarda quantomeno tutta l'Europa. È un problema davvero europeo. E quindi, a mio avviso, anche la sfida europea sarà capire come si affronta questa questione. Perché se l'Europa cambia e diventa una federazione di stati che mette al centro la persona e i diritti, può essere anche un qualcosa che va avanti, è un qualcosa che può vedere la Lega favorevole a un processo di integrazione. Se l'Europa continua su questa linea, per cui ciò che conta è la finanza. È la tutela dei capitali e la tutela degli interessi di pochi contro i popoli. È evidente che la Lega non potrà mai sostenere questa costruzione e che questa costruzione finirà a sgretolarsi da sola. Questa è la visione che vedo io, queste sono le grandi sfide che, a mio avviso, noi abbiamo davanti. Non vi voglio tediare ulteriormente perché ha già parlato molto Armando, ma dalle sue riflessioni, dai suoi suggerimenti mi sembrava di passarvi questo messaggio. Pensavo che possiamo concretizzare le parole che ha detto con questa visione politica. Invito ovviamente chi non l'abbia ancora fatto ad aderire alla scuola di formazione della Lega perché io ho partecipato ad alcune delle lezioni, sono stato uno dei relatori, uno dei docenti, vogliamo dirla così, in alcune. In alcune delle tappe della scuola e posso dirvi che si affrontano problematiche diverse, si affronta da come funziona un consiglio comunale, quindi magari dare delle nozioni giuridiche o amministrative a chi non le ha, anche a ragionare magari a provocazioni su grandi temi come abbiamo fatto questa sera. Eh, magari qualcuno tornerà a casa dicendo ma che cosa dice Molinari Amato, che cosa dice Siri, magari qualcuno ci penserà sopra e svilupperà una sua via, una sua interpretazione, una sua idea di come migliorare la società. Nessuno di noi ha la ricetta. Eh, il confronto è quello che vuole fare la scuola, è proprio quello di stimolare il ragionamento guardando il mondo da diverse prospettive per trovare la propria. E come giustamente diceva Armando, quando uno trova la propria ed è convinto del suo modo di cambiare le cose, sicuramente ottiene risultati migliori per sé e per gli altri. Grazie a tutti. Grazie Riccardo per questo tuo intervento a 360 gradi. Tra l'altro, Riccardo è proprio l'esempio pratico di quello che è la Lega, perché oltre a dare la linea politica del movimento a livello regionale, Riccardo si è messo in gioco in prima persona e da pochi giorni è assessore nella sua città, nella città di Alessandria. E quindi ti auguriamo ovviamente buon lavoro. Nel concludere la serata e nel ringraziarvi per la partecipazione e per l'attenzione, io vi ricordo due cose. Grazie al lavoro di Marco, di Alessio e di Silvio abbiamo dei moduli a vostra disposizione per avere ulteriori informazioni circa la scuola politica e quindi le relative iscrizioni. E poi vi ricordo anche che per chi lo volesse c'è qui a disposizione il libro sulla flat tax scritto da Armando Siri. Quindi vi ringrazio ancora, al prossimo appuntamento. E direi buona estate a tutti perché ovviamente adesso andremo in ferie e ci rivediamo a settembre. Grazie e buona serata.